Alessandro, la Roma nel primo tempo, come è accaduto con il Livorno e con il Verona, sembra quasi studiare l'avversario, poi nel secondo tempo cambia ritmo e fa sua la partita. È qualcosa di casuale o ci state lavorando? Ma secondo me nei primi tempi, nelle due prime partite abbiamo fatto un buon calcio, mentre questa sera secondo me non abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, non siamo riusciti a esporre il gioco che volevamo, mentre nel secondo tempo siamo rientrati subito con una grande cattiveria, siamo riusciti subito ad agguantare la partita e lì poi l'abbiamo tenuta in pugno e l'abbiamo chiusa. Reazione da grande squadra sia per il risultato, insomma, andare chiaramente a riposo sotto di un gol e poi per tutta questa pressione che si era un po' respirata in settimana. Era la Roma che doveva inseguire il Napoli e riprendersi la vetta. È una Roma da scudetto a questo punto o è fin troppo presto per dirlo? L'hai detto tu, è troppo presto per dirlo. 3 gol in 2 partite, giochi centrocampista, giochi attaccante, giochi praticamente ovunque. Come ti trovi in questa Roma? Vorrei che fossero 3 gol in 2 partite, ma sono 2 in 3, però vabbè, uguale. Mi trovo molto bene, anche grazie ai miei compagni che mi fanno tanti assist e io poi devo cercare di metterla dentro. Adesso arriva la Lazio ed è forse il miglior modo per arrivarci, però sappiamo bene, soprattutto te che vivi a Roma da sempre, che la cabala spesso e volentieri con chi arriva meglio non è così fortunata. La cabala per una volta dobbiamo metterla da parte e dobbiamo cercare solo di vincere questa benedetta partita. Grazie.